Sono felicissima di essere in partenza finalmente dopo quasi una settimana a guardare storie su Instagram, di ragazzi che già erano lì e ci svelavano un po' tutti i segreti del villaggio. Sono finalmente anche io in partenza e posso vivere anche io l'esperienza olimpica. Sono troppo felice. Non vedo l'ora di gareggiare e di dare il mio massimo perché in quest'ultimo mese ho dato veramente tutto in allenamento. Non è stato facile, soprattutto per il caldo. Ho dovuto viaggiare molto e non sono rimasta a casa tanto con i miei amici e la mia famiglia, però sicuramente ne sarà valsa la pena. Infatti, spero di dare il massimo e di essere il più prestante possibile. Il mio più grande timore è di non riuscire ad essere presente e di non esprimere quello che ho allenato fino adesso, quindi di non riuscire a fare i tempi che vorrei, di sbagliare e di buttare via tutto e di non poter vivere questa esperienza a pieno. Queste ultime settimane sono state, potrei dire, difficili perché una volta qualificata, era come se avessi avuto un blackout mentale, per cui non sapevo più dove fossi. Il mio calendario si fermava letteralmente al giorno in cui avrei dovuto sapere se mi ero qualificato o meno. Quindi ci è voluto un po' prima di ristabilire gli obiettivi e di capire che avrei partecipato alle Olimpiadi. E dopo averlo capito, sicuramente gli allenamenti sono stati molto più motivanti e facili da affrontare perché in mente avevo quello e poi con l'andare avanti del tempo iniziavo a vedere concretamente che cosa significava andare alle Olimpiadi, quindi mi è arrivata la divisa, quindi vedevo le storie da Instagram e sono stati difficili perché comunque è tanto tempo che continuo ad allenarmi senza prendere vacanze e c'è stato un periodo in cui ho fatto solo quello, però sono felice di come sia andata e spero di poter dare il massimo. Competere alle Olimpiadi è sicuramente il sogno più grande di ogni atleta e io devo il primo grazie al mio allenatore che da fin quando mi ha incontrato ha creduto in me e ha fatto sì che questo obiettivo, che inizialmente era solo un'idea, diventasse realtà. Poi allo stesso piano sicuramente c'è mia mamma che da piccola mi ha portato in palestra per la prima volta e nonostante non portassi i risultati a casa lei ci ha creduto e mi ha permesso di fare tutte le gare che ho voluto fare e di arrivare fin qua. E poi tutto il contesto della federazione che ci ha dato il materiale per allenarci. Un grazie a tutta la gente che ci ha creduto davvero fin da subito, fin prima che arrivassero le medaglie. Quindi qualcuno che ha visto in me la determinazione ha capito che io volevo farlo davvero. Allora, io e Camilla ci siamo segnati una to-do list che dobbiamo assolutamente fare, quindi molto probabilmente la prima cosa che faremo sarà andare a farci le unghie, perché abbiamo visto che c'è il salone dove ci possiamo fare le unghie come vogliamo e, non, e già abbiamo passato ore e ore su Pinterest a cercare quale tipo di unghie farci. E sicuramente visiteremo tutto il villaggio, andremo al post office dove si possono spedire le lettere, poi abbiamo visto che c'è una macchina che ti stampa sul cappuccino la foto che vuoi. Tutte queste cose un po' inutili, però che comunque creeranno l'atmosfera e entreremo nelle camere per vivere a pieno l'esperienza. Non vedo l'ora. Mi piacerebbe incontrare chiunque che ci sarà al villaggio perché so che ha condiviso le stesse esperienze che ho condiviso io, quindi la paura, il terrore di non riuscire a farcela e tutte le lacrime e la fatica dell'allenamento. Quindi chiunque incontrerò sarà sicuramente un onore incontrarlo. Vorrò andare a vedere sicuramente, anzi ho già preso i biglietti per la finale dei 100 metri donna perché un po' assomiglia al nostro sprint in verticale e un po' conosco i personaggi che sono delle ragazze assurde, piene di motivazione e adrenalina, sono letteralmente pazze, infatti non vedo l'ora di vederle. Jimbo, che ormai è un nostro idolo italiano, sicuramente andrò a vederlo, ho già preso il biglietto e poi nell'andare dei giorni vedrò che sport avrò voglia di vedere per caricarmi e gareggiare al meglio. L'Olimpiade è il sogno. Allora, l'arrampicata speed è fenomenale. Sicuramente, se volete provvivere un po' di adrenalina, dovete guardare la nostra gara. Sia che non sappiate che cos'è la speed, sia che la conosciate, sicuramente è qualcosa di magico e vi prenderà moltissimo. Non sono molto difficili le regole.
devi semplicemente vedere chi arriva prima e chi ha il pulsante di colore verde. Quindi guardateci, la gara non è neanche troppo lunga e sono sicura che vi appassionerete.